Il rapporto tra la resistenza e gli alleati è stato un tema dibattuto immediatamente da dopo la guerra, perché era stato un elemento cruciale degli anni della resistenza, e ha avuto da un punto di vista storiografico diverse declinazioni e anche interpretazioni. In genere possiamo dire che nella prima fase del dopoguerra ha prevalso l'idea di un rapporto estremamente difficile tra resistenza e alleati, in cui spesso gli alleati avrebbero costituito riserve, elementi di lentezza, di abbandono dello sviluppo della resistenza, e tutto questo è stato poi condensato un po' nel famoso proclama di Alexander, che invitava i partigiani a attendere che passasse l'inverno del 44-45 prima di riprendere le armi. In effetti, dalle testimonianze che già in qualche modo si avevano all'epoca, ma soprattutto dagli studi successivi, dagli studi degli ultimi anni, si è visto che quello con gli alleati è stato un rapporto certamente complicato, perché la guerra era di per sé complicata, perché l'Italia era un paese che era stato sconfitto, che era un paese nemico, e quindi non era facile per i militari alleati immediatamente capovolgere il giudizio che era stato dato, ma è stato un rapporto in realtà molto articolato, in cui vi sono stati alcuni elementi di difficoltà. Il primo, forse più rilevante, è quello del fatto che gli alleati non volevano la costituzione di un grande esercito partigiano più o meno regolare, preferivano che aiutassero le forze alleate nel svolgere azioni di sabotaggio o di altra natura, aiutando quella che era la guerra militare ufficiale degli eserciti alleati. In realtà si arrivò a una sorta di compromesso, perché le bande partigiane furono largamente aiutate con armi e munizioni da parte dei lanci alleati, e anche l'idea che gli alleati selezionassero i lanci in base alla fedeltà politica più o meno moderata delle bande si è rivelata in realtà inesatta. Era un discorso molto pragmaticamente basato sull'efficienza militare. Quelle che al momento erano le bande più efficienti e che potevano colpire maggiormente il nemico erano quelle che venivano avvantaggiate. Ma soprattutto il fatto che sono stati due grandi servizi di informazione, quello inglese, il SOE, e quello americano, l'OSS, a mantenere e a costruire rapporti con la resistenza, ha fatto sì che in realtà questi rapporti ci fossero, in alcuni casi fossero estremamente positivi, e che anche le critiche, le riserve che c'erano da parte degli alleati spesso fossero il risultato di conflitti di visione tra inglesi e americani più che di rapporti diretti con la resistenza. Nello sviluppo della resistenza vi sono state alcune forze partigiane, soprattutto in alcune regioni, che hanno avuto un rapporto particolarmente fecondo con gli alleati. Credo che si possa dire che l'esempio più chiaro e luminoso da questo punto di vista è quello della Brigata Maiella. Naturalmente non bisogna dimenticare nel retaggio dei rapporti che c'erano non solo il fatto che l'Italia fosse stata fino all'8 settembre il nemico da combattere per gli anglo-americani, ma anche che gli anglo-americani erano coloro che avevano bombardato le città italiane, in molti casi in modo terribile, con grandi tragedie per la popolazione civile. Questo però, da parte degli ufficiali anglo-americani e degli uomini della resistenza, non costituì mai un grosso problema. Il rapporto comunque tra
Alleati e resistenza è un rapporto che non è mai stato lineare, è un rapporto che è andato in maniera, possiamo dire, a spirale o in maniera altalenante a seconda delle vicende belliche, perché chiaramente i comandi anglo-americani finalizzavano tutte alle proprie esigenze e quindi anche quello che chiedevano o offrivano ai partigiani era legato alle loro esigenze belliche e questo ovviamente non poteva costituire invece per i partigiani il punto di riferimento centrale, ed è su questo che ogni tanto vi sono stati dei dissidi, dei dissapori, delle difficoltà, così come nel momento conclusivo la scelta della resistenza di una liberazione in gran parte autonoma e che ha preceduto l'ingresso delle forze alleate nelle città che erano già state liberate, era qualcosa che si è svolto non in accordo con gli alleati, anche se spesso in accordo c'è stato il modo in cui cercare di cacciare e perseguire la cacciata conclusiva delle armate naziste. Ma complessivamente, soprattutto se si vede il rapporto tra resistenza e alleati a livello europeo e non solo italiano, bisogna dire che la logica militare è stata quella che tutto sommato ha sempre prevalso in questi rapporti, anche se vi sono state necessariamente tensioni, disguidi, incomprensioni che però non hanno minimamente pesato poi sul contributo che è stato ampiamente riconosciuto dagli alleati che la resistenza è stata capace di dare anche sul piano militare nella sconfitta del nazismo.